Siamo ancora nel Rajasthan, ma scendendo verso sud lo scenario cambia profondamente. Niente più deserto, che cede gradualmente il posto a morbide colline ricoperte di vegetazione. L'aria è fresca, ci si rilassa fra paesaggi che sembrano la versione indiana dei nostri Appennini. Siamo sulle alture dei Monti Aravali, che dividono il Rajasthan in due e lo separano dall'immensa pianura del Gange. Non raggiungono grandi altezze, al massimo 1500 metri, e sono considerati la catena montuosa più antica dell'India. Durante il tragitto ci fermiamo a vedere un pozzo persiano, un antico metodo di prelievo dell'acqua da un pozzo. Prima di arrivare a Udaipur facciamo una sosta a Nagda, che fu la prima capitale del Mewar, fondata nel VII secolo. La seconda fu Chittorgarh e la terza Udaipur. Qui si trovano due bellissimi templi indù della fine del X secolo, costruiti su un'unica piattaforma sulle rive di un lago. L'ingresso principale ai templi è costituito da una porta con architravi scolpiti e al centro un arco multilobato. I due templi sono adiacenti l'uno all'altro e il più grande è decorato con bellissime sculture. Meraviglioso è anche il rilievo della cupola a fiore di loto. Sas e Bau significano rispettivamente nuora e suocera e sono nomi dati dai locali ai due templi di dimensioni diverse. Tuttavia, probabilmente è solo una corruzione locale del nome originale di Sahastra Bau, che significa uno con mille braccia, una forma di Vishnu. Infatti, entrambi i templi sono dedicati a Vishnu, anche se vi sono immagini di Shiva, Parvati e Ganesh. Il tempio di Sas è il più grande, con una torre in rovina ed è circondato da 10 santuari più piccoli. Di alcuni di questi rimangono solo le basi. L'ingresso e l'interno del tempio di Sas sono riccamente decorati con intagli tra cui elaborati fregi di scene del Ramayana. Il tempio più piccolo di Bau è meno decorato, è circondato da 4 edicole e si trova vicino a un portico aperto. Non solo l'architettura dei templi è straordinaria, ma vi sono sculture, ricami, decori e dettagli di valore artistico impressionante, tutti cesellati, intagliati, traforati. Ma l'attrazione curiosa è la rappresentazione di coppie di innamorati e le tavolette erotiche di cui sono ornate le pareti del Tempio della Nuora sono un esplicito e dettagliato Kama Sutra. We'll be right back.
Purtroppo Nagda venne distrutta dagli invasori musulmani intorno al 1220 e le tracce di quella rovina sono evidenti anche qui. Quasi tutte le facce delle statue sono state portate via a colpi di scalpello. Tutte e due i templi hanno un Sancta Sanctorum che ora è vuoto, ma un tempo conteneva la statua di Vishnu, un mandapa con bellissime finestre traforate e un portico aperto. Qui però non si respira l'atmosfera che si trova in tutti i templi indù, perché questi sono templi sconsacrati. Non vi è nessun bramino a ricevere le offerte dei fedeli e onorare le statue delle divinità con la puja. A riprova di questo siamo solo 4 turisti a visitare Nagda e nessun locale a vivacizzare con un po' di colore queste pietre. Ci dirigiamo a Eklingi, dove c'è il tempio privato del Maharaja di Udaipur, dedicato a Shiva, ma le riprese ci sono state vietate. Queste immagini si riferiscono al nostro primo viaggio in India nel lontano 1983. Vi è anche una statua del toro Nandi in argento. I fedeli che hanno qualche desiderio parlano all'orecchio del toro.